Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 25 gennaio ricordiamo la conversione di San Paolo. Ascoltiamo. La conversione di San Paolo è propria della Chiesa latina. Il termine conversione deriva dal latino convertere, composto da con e vertere. E significa cambiare, distogliere. Saul, figlio di zelanti farisei e alunno della scuola ebraica, ebbe come precettore Gamaliele e, grazie al suo insegnamento, intensificò l'amore per le tradizioni ebraiche e l'osservanza delle leggi e le tradizioni dei padri. Per questo odiava i cristiani, divenendo il loro più temibile persecutore. Il suo nome terrorizzava i cristiani, che gettava in prigione, prelevava dai rifugi, testimoniava contro di essi. Il suo fanatismo religioso costrinse molti di loro a fuggire da Gerusalemme verso Damasco, dove Saul si diresse col consenso del Sinedrio per scovare e uccidere i cristiani. Sulla via per Damasco, Saul incontra una luce che lo acceca. Quella luce gli permetterà di vedere ciò che gli occhi non potevano vedere più. Lo distoglierà dal suo percorso e lo convertirà a quel Cristo che fino ad allora aveva perseguitato. Giunto a Damasco, per 3 giorni si ciba solo della preghiera. Al terzo giorno, Anania, sacerdote della chiesa damascena, per rivelazione di Dio va nel luogo in cui si trova Saul. Lo battezza col nome Paolo, ridonandogli la vista e una vita nuova. Da quel momento Paolo, da feroce persecutore, diviene un docile agnello e diviene l'apostolo delle genti. Paolo ha scritto di se stesso: «Io sono il minimo fra gli apostoli, un aborto, indegno anche d'essere chiamato apostolo». Paolo di Tarso, detto anche l'Apostolo, sebbene lui non sia mai stato parte del gruppo dei 12 Apostolo, perché si è guadagnato questo titolo. Come? Beh, inizialmente dobbiamo assolutamente ammettere che Paolo non aveva a simpatia il cristianesimo. Anzi, essendo lui di origine ebraica, era un fervente credente, praticante e veramente irreprensibile nello zelo per la fede, e questo l'ha reso uno dei più efficaci, uno dei più rispettati anche persecutori dei cristiani. Li andava cercando, cercava di stanarli lì dove erano, tant'è che era anche ammirato per le sue doti da questo punto di vista. Se non che proprio sulla strada di Damasco, la famosa strada di Damasco, c'è una caduta, un evento particolare e poi una domanda: Saulo, perché mi perseguiti? Una domanda molto forte, una domanda molto disturbante, soprattutto se è Cristo stesso che te la sta rivolgendo. Ricordiamo che quello che avete fatto anche al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Quindi sentiamoci anche noi provocati da questa domanda oggi: perché mi perseguiti? Perché nella mia carne debole tu sei lì che non tendi la mano, che magari mi mandi più lontano da te? Questo è un primo insegnamento. Un secondo è che Paolo era un persecutore della Chiesa, quindi un grandissimo nemico di Cristo. Poi diventa apostolo. Questo, fratelli e sorelle, deve veramente insegnarci che c'è possibilità per tutti e in ogni momento. Talvolta noi tendiamo a catalogare le persone dandole per spacciate, comunicando questo messaggio: ormai non cambierei mai. Non è vero. È gravissimo fare una cosa del genere, perché ognuno può cambiare in ogni momento e diventare migliore. Piuttosto che un commento del genere, facciamo una bella preghiera affinché avvenga la conversione di un nostro fratello, di una nostra sorella, ma soprattutto del nostro cuore. Allora ci mettiamo all'ascolto di San Paolo, che ci ha regalato tantissimi testi stupendi. Magari oggi facciamo maggiore attenzione alla parola di Dio e preghiamolo insieme. San Paolo, prega per noi.